Buonasera amici ed amiche di Rete Veneta, ben ritrovati a questa nuova puntata di Mille Modi per Sconfiggere il Coronavirus. Oggi abbiamo due interventi molto interessanti. Ascoltiamo il primo di Giovanni. La febbre spagnola provocò la più grande pandemia della nostra storia recente, fino ad oggi si intende. 100 anni fa essa colse tutti alla sprovvista. Era infatti velocissima, potendo muoversi sui nuovi mezzi di locomozione, come navi a vapore e i treni. Da questo punto di vista fu la prima vera pandemia della nostra globalizzazione e anche dell'era moderna. Le ci vollero infatti appena 13 settimane per espandersi in tutto il mondo, a eccezione dell'Antartide, mietendo tra i 50 e i 100 milioni di morti, non è possibile risalire alla cifra precisa, e impedendo ai governi di prendere le adeguate misure di protezione sociale. Già, ma perché si chiama spagnola? Perché in una prima fase il paese la cui stampa parlò liberamente dell'epidemia in corso, perché non sottoposto a censura, fu proprio la Spagna. Durante il mio tempo libero, come tanti altri ragazzi, sto giocando ai videogiochi. A cosa sto giocando? Sto giocando a Fallout. Fallout che cos'è? Fallout è una serie di videogiochi ambientata in un futuro post-apocalittico, con fortissimi riferimenti agli anni 50. In tutto ciò, dove sono le persone? Le persone sono rinchiuse in questi bunker giganti antiatomici che si chiamano Vault. Perché mi piace questo gioco? Questo gioco è molto appassionante perché ha la dinamica delle scelte. Scelte che tante volte non sono semplici da fare e che comportano delle conseguenze. Questo crea un'affezione verso i personaggi, le persone, tra virgolette, con cui parli, i personaggi con cui parli, i compagni che hai. E più crei legami verso questi compagni, più sei forte, diciamo. Questo ti fa pensare anche all'empatia. Questo personaggio tratta temi molto importanti come l'amicizia, come il razzismo, come l'amore, come la guerra, come la morte, il sacrificio, e quindi ti fa riflettere su molte cose. Lo raccomando. Ciao. Grazie Vittorio, e quindi che dire? Alla prossima con Mille Modi per Sconfiggere il Coronavirus.